Buongiorno ragazzi, benvenuti sul mio canale di Let's Talk About. Oggi di che cosa vogliamo parlare? Oggi con il mio video vorrei farvi vedere la mia classifica di 4 prodotti, in particolare correttori per le occhiaie. Quindi partirò dall'ultimo prodotto che mi è piaciuto al primo prodotto, quello che mi è piaciuto di più. Vi lascio subito il video, vi auguro vi è piaciuto il video, mettete pure un like. Se avete voglia condividete il video, se invece vi fa piacere iscrivetevi al mio canale. Bacione, buona visione e let's talk about. Partiamo subito col primo prodotto, quindi numero 1. Il primo prodotto in questione è l'Accord Parfait, il correttore cremoso perfezionante di L'Oréal. Ovviamente questo è quello che preferisco meno. Le tonalità sono veramente tantissime perché L'Oréal con l'Accord Parfait ha voluto fare una gamma di colori che andassero a toccare tutte le carnagioni di tutte le tipologie di pelle. Vi faccio subito lo swatch del primo Accord Parfait. Vi ricordo che ovviamente è un concealer, quindi un correttore per le occhiaie. Inoltre si può andare a utilizzare come punto luce sul contouring. Da 1 a 5 come voto gli do un 2. Ragazzi, questo è lo swatch dell'Accord Parfait, io ho scelto il numero 10 di Amato Ivorio ed è molto molto chiaro, per tutte le carnagioni molto chiare. State attenti a chi ha la pelle olivastro o comunque sul più scuro, che questa colorazione è veramente troppo chiara. Secondo prodotto, eccolo qua, l'Instant Anti-Age di Maybelline New York. Dunque, questo prodotto io l'ho comprato per una questione di praticità, anche perché all'interno, come vedete, ha incorporato una facilissima beauty blender piccolina, una piccola spugnetta che ci aiuta nell'applicazione del prodotto stesso. È veramente molto coprente e promette di cancellare i segni del tempo, quindi le famose zampe di gallina dovrebbero essere un pochino levigate. Effettivamente ho notato un miglioramento su queste zone qua critiche che andavo a coprire sulle persone che truccavo. Effettivamente, essendo molto pratico, diciamo che ha un'ottima coprenza e un'ottima praticità. Facilissimo da portare in viaggio, si può picchiettare leggermente con la spugnetta appunto inclusa. Vi faccio subito lo swatch. Allora ragazzi, questo è lo swatch del Maybelline New York dell'Anti-Age e devo dire che come coprenza ha effettivamente una buona valenza, quindi su una scala da 1 a 5 il mio voto è 3. Ma ovviamente mi dispiace un pochino per la persistenza perché va un pochino a scemare durante la giornata, quindi non è molto stabile come persistenza. Terzo prodotto in questione, andiamo a vederlo meglio, Puro Bio, marca molto naturale, completamente vegana e difficilmente si trova in tutte le profumerie perché essendo molto naturale si ha qualche difficoltà. Ovviamente come coprenza è ottima, nonostante abbia degli ingredienti completamente naturali, è una matita che veramente fa tutti i dettagli precisissimi e dura davvero tutta la giornata. È ottimo come base del trucco per fare appunto i lineamenti del contour. Questo è un ottimo connubio quindi tra make-up naturale biologico e il make-up duraturo, quello che comunque è più chimico. Quindi questo è il Puro Bio Concealer, vi faccio subito lo swatch. Ok ragazzi, questo è lo swatch della matita Puro Bio Concealer. Ovviamente è più matte degli altri, quindi ovviamente dura di più. È un'ottima colorazione perché c'è solo una colorazione in commercio, quindi è quella più chiara, però effettivamente dura tutta la giornata, riesce a coprire perfettamente le occhiaie come vi ho detto e resiste al tempo, quindi su una scala da 1 a 5 io gli do un bel 4. Stiamo arrivando alla prima posizione, tenetevi forte ragazzi. Eccoci arrivati al quarto ed ultimo prodotto, il primo in classifica tra tutti i correttori. Come non poteva mancare il mio stick di Deborah, il Light, il fondotinta stick ad alta coprenza che fa ovviamente da correttore. Questo ha una coprenza infallibile, dura tutta la giornata e sono due tonalità di questo prodotto, c'è una light e una dark mi sembra, quindi è proprio nato per fare il contouring. Questo io lo utilizzo come antiocchiaie, come punti luce per il contouring e così via. Vi faccio subito lo swatch. Allora, lo swatch è questo qui ragazzi, vedete come rispetto agli altri ha completamente un'altra coprenza. Ovviamente essendo un fondotinta in stick è proprio fatto per coprire intensamente le occhiaie. Può essere utilizzato per le pelli chiare, quindi come fondotinta chiaro di base. Essendo in stick ovviamente finisce molto prima degli altri prodotti che si trovano in commercio. Però io vi garantisco che se voi volete coprire delle occhiaie pesanti, mi raccomando andate a provare questo qua di Deborah. Quindi questo è l'ultimo prodotto, quello che vince la mia classifica di concealer e di correttori. Ed è finito, spero che vi sia piaciuto, spero di esservi stata utile. Quindi un bacione e mi raccomando, let's talk about!